tempi la scrittura ha conosciuto un'espansione sorprendente per via dei nuovi mezzi tecnologici, no? L'internet, la chat, gli SMS, per cui se prima potevano avere dubbi sulla scrittura solo gli addetti ai lavori, quelli che la praticavano per mestiere, oggi li possiamo avere tutti anche solo per mandare un messaggio d'amore. E uno dei problemi della scrittura è sempre la punteggiatura. Perché? Perché rispetto ad altri temi, quando abbiamo per esempio dubbi sull'uso di una parola ci viene in soccorso il vocabolario, quando abbiamo dubbi sulla grammatica ci vengono in soccorso la grammatica, sulla punteggiatura, purtroppo c'è un vuoto normativo che ci complica le cose perché nessuno ci sa dire con certezza quando usare un punto anziché un altro. Allora, l'idea di questo libro nasce dal desiderio di provare a colmare questa lacuna, cercando di dare delle regole sui vari segni interpuntivi che esistono. E esistono, se per una volta proviamo a considerare la punteggiatura come uno strumento sintattico che può condizionare il significato delle frasi che usiamo e non come veniva considerata fino a qualche tempo fa, come uno strumento per riprodurre nello scritto le pause della respirazione del parlato. Se noi proviamo a cambiare questo punto di vista, forse, magari usando i consigli che vengono dati nella guida pratica, segno per segno, in questo libro, abbiamo qualche problema in meno quando proviamo a scrivere anche solo per passione, per comunicare con un amico.